siamo a Sanremo. In diretta qui da Sanremo, nella postazione di Radio Bruno, grazie di Michele e Mauro Coruzzi, benvenuti. Buongiorno. Grazie per l'ospitalità. Ma grazie a voi. Allora, grazie. Innanzitutto diciamo subito che oggi esce il mio blu, il tuo nuovo album. Sì, è un disco di canzoni e di pittura, all'interno c'è un libricino, se tu lo vuoi tirare fuori, perché così ti faccio vedere anche il quadro di Mauro, per Mauro. Ogni canzone ha un quadro che è stato realizzato da un pittore siciliano che si chiama Fabio Salafia, e quindi c'è il testo e c'è la sottolineatura di quelle parole che hanno ispirato un'opera. Purtroppo nel libretto non abbiamo potuto mettere le opere all'interno del disco, quindi abbiamo messo le litografie. Ti faccio vedere Mauro, appunto. E c'è la canzone Io sono una finestra con il testo e c'è lui davanti ad un vetro, sì, che scrive, eccolo qua, che scrive il suo nome con il vetro appannato, scrive il suo nome Mauro. La cosa più evidente è il cuore, perché per il resto c'è un appannamento in cui si vede poco, però questo quadro è bellissimo secondo me, perché il cuore invece è lì, bello, chiaro e luminoso. Ma è vero che questa canzone l'avete scritta negli Appennini? Tra l'altro Mauro... Tu però sei arrivato con il blocchetto, quello insomma del ristorante, quando si prendono l'ordinazione, hai iniziato a scrivere, ordiniamo una canzone, e l'avete scritta, l'hai scritta. Grazie, l'aveva già iniziata, ma le coincidenze in questo caso sono state più di una, perché io mai aver pensato dalla Riviera, sai che le radio, no, poi lo fate, è il nostro lavoro, una trasferta a Riccione, rientro verso Milano. So che grazie a un concerto nel Piacentino, conosco bene la zona essendo parmigiano. A Pecorara, provincia di Piacenza, vicino a Bobbio, nell'Appennino. E allora ho detto, ne faccio una sorpresa. Mi sono travestito da cuoco, sono uscito dalla cucina. Tanto ho assistito a un concerto delizioso, perché non ho mai visto questa formula di grazia in trio con venature cosiddette jazzistiche, mi è molto piaciuto. Però ci voleva una sorpresa, perché insomma, una sorpresa, poi sai, se io non te ne metto. Augustaio si vede, e da lì ad esempio ho saputo qualcosa di grazia che non sapevo, che è vegetariana, perché nell'ordine che facevo da cuoco quella è stata la richiesta, insomma le occasioni quando Vinicius de Moraes disse secoli fa la frase un po' retorica che la vita è l'arte dell'incontro, aveva detto una verità formidabile, non sai mai cosa ti può accadere, però ti insegna che quando hai un'intuizione e voglia di vedere qualcuno è meglio che tu ti sbrighi a soddisfarla, perché non può farti che bene. È uno dei pezzi più intensi, più belli proprio di questo Sanremo. Mi è piaciuta anche tanto la tua risposta che hai dato ieri in una diretta televisiva a un critico che invece vi aveva dato un voto basso. Non sottolineiamo, non diciamo neanche il nome di questo critico, così non gli facciamo pubblicità. Guarda, ma per carità. Però è proprio intenso e tanti mormorano che insomma potrebbe arrivare un premio della critica. Allora, un premio della critica è arrivato, perché abbiamo preso il premio Lunezia. Ed è un premio molto importante per chi fa questo lavoro e anche per chi non lo fa, che deve sapere che il testo che ha vinto quest'anno il Festival di Sanremo secondo il premio Lunezia è quello di Io sono una finestra. Loro sono molto attenti sia alle motivazioni, all'ascolto, al giudizio, alla critica, infatti l'hanno motivato molto bene. Una cosa ti volevo dire che non ti ho detto prima, questo brano è all'interno di questo disco che è stato suonato e arrangiato e prodotto da Paolo Di Sabatino dal suo trio jazz, che è quello che lui ha visto a Pecorara. E non ha detto un'altra cosa, se posso, da radiofonico, c'è una versione nuova delle ragazze di Gauguin, meravigliosa, e c'è un duetto con Mario Venuti, oserei molto dire, carino. Veramente di grande livello. Canzone del festival, vabbè, mica ti posso dire, però il duetto con Mario è davvero un bel pezzo. Come vi state preparando a questa sera e domani? Io so che, ma davvero avete preso un biglietto del treno? No, è aereo, non aereo. Treno. Io sì, lui sta a Milano, per cui è, però io siccome tu sai che io lavoro anche ad Amici, eccetera, allora ho detto sicuramente magari non passo e devo essere ad Amici, fammi fare il biglietto, e quindi ho il biglietto per andare ad Amici domani. Bene, allora questa serata invece del venerdì come vi state preparando? Ma noi non ci prepariamo, ma come ci prepariamo? Noi ci mettiamo in camerino a ridere prima, ci facciamo un sacco di risate, Nella vostra esibizione, io l'ho vista durante le prove live proprio all'Ariston, mi è piaciuto un sacco l'intesa tra i vostri sguardi, uno
non so, non dico coraggio perché forse è una brutta parola, però mi fate forza. Poi sì, tu tra l'altro fai proprio il labiale, lo segui mentre canta e viceversa, una simbiosi. Oddio. Anche una simbiosi, perché se no io proprio scivolo chissà dove. No, è la sicurezza di avere qualcuno che ti porta per mano. Il paradosso è che col mio aspetto elefantiaco, essere guidato da una gazzella ha tutto un suo significato, come dire, un'immagine un po' strana, ma è la verità. Non a caso, grazie a un insegnante, a una prof, come dicono i suoi allievi, che così la chiamano anche qua. Quando sì, incrocio a Moreno, Annalisa, o ciao, prof. Ciao prof! Ehi prof! No, e questo vale anche per me, che ho il triplo dell'età di Moreno. Il complimento più bello che avete ricevuto, che volete dirci? Il messaggio, il tweet. Ma secondo me è mio figlio, perché mio figlio è, mi segue musicalmente, ma ama un altro tipo di musica. Lui fa mashup, gli interessano tutt'altri trip musicali. E la mattina di ieri e l'altra mattina mi ha mandato dei messaggi meravigliosi sull'emozione e su quello che ha provato ascoltando, non perché sono sua madre, ma perché quella canzone è riuscita ad arrivare in fondo ad un ragazzo che è molto sensibile, ascolta tante cose, ma che non ama magari un tipo di capito? Ecco, mi ha fatto molto 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 piacere. Io ci tenevo a sottolineare la serata delle cover, perché voi siete amici da tanto tempo e Giuni Russo era una vostra carissima amica, grazie a voi l'abbiamo ricordata in una maniera nella quale lei voleva essere ricordata, in forma divertente, allegra. Quindi grazie. Tu sei una ragazza molto intelligente. Brava. Ma grazie. Ti voglio dire una cosa, non è scontato fare delle domande carine, intelligenti e puntuali. Non è scontato, davvero. Grazie. Ma da professionista, la sorella di Laura Pausini è una delle radio più forti del Nord. Vero? Sono promossa, poi detto da loro. Grazie. Perché siete ancora Carpi come sede? Con la sede nuova. Ah, però vi aspettiamo nella andiamo sede a fare nuova. Un giro. Arriviamo, dai, arriveremo. Tante belle cose. Tante belle cose. Manierie. Vogliamo avere il tuo commento, Mauro, sul nostro divano che è un po' alla Beyoncé. Il divano oro è legale. No, aspetta, prima di fare la ghigliottina di stasera, come direbbero i rivoluzionari della Francia dell'epoca, fraternité, égalité, Beyoncé. Beyoncé, va bene. Perché è oro, è fantastico, oro. Grazie mille di essere stati con noi, se potete salutare gli amici di Radio Bruno. Altro che. Ciao amici di Radio Bruno, ciao. A presto. Altro che, veniamo. Se riusciamo a sollevarlo dal divano Beyoncé, vediamo. Chiamate la protezione civile!